Sono Claudio Giubilei, sono in banca in Mediolanum dall'ottobre del 2000. Quando sono entrato c'era la figura del consulente globale e io me la sono sentita subito ricuscita perfettamente addosso. Perché? Perché mi sentivo già in quel momento una persona in grado di portare diversi benefici e diversi vantaggi ai miei clienti, alle loro famiglie. E ho impostato tutta la mia attività in quel modo. Non ho mai ragionato sull'idea dello strumento in questo momento interessante. Io ho sempre messo molto tempo anche con i clienti per arrivare ad una stesura di un progetto di investimento, perché parlo proprio di progetto con loro. Questo modo di organizzare l'attività crea veramente valore. Non sono parole le nostre, sono alla fine un qualcosa che ti porta a fare delle scelte importanti che saranno determinanti per te, ma anche per quelli che ti succederanno. Quello che conta più di tutto è la presenza, perché relazionarsi con i propri clienti, cercare di trovare modalità anche diverse, non sempre il solito appuntamento per parlare della propria situazione, consente davvero di relazionarsi in ambiti diversi e alla fine dà la possibilità agli altri di conoscerti più a fondo. I momenti quelli più difficili sono chiaramente stati dopo il fallimento della Lehman Brothers, e questo è chiaro che ha messo tutti in grandissima difficoltà. E vivevamo un po' una situazione quasi di sospensione, no? Sul che cosa sta per accadere, crolla tutto o rimane in piedi. Quindi in quel momento è stato davvero difficile, però io sono stato il primo ad aggiungere qualcosa sui miei piani d'accumulo, ad aggiungere qualcosa sui miei investimenti, prima di alzare il telefono, che devo dire in quel momento mi ricordo pesantissimo, veramente pesante, alzare il telefono, ma per dire ai miei clienti guardate, questo è il momento giusto, non pensare che l'abbia fatto senza avere io i miei dubbi, però ho cercato di rendere razionale un momento in cui era davvero difficile rendere razionale ciò che accadeva, ma quando i miei clienti che hanno fatto quelle scelte sento che mi ringraziano, da una parte fa tanto piacere, questo è chiaro, e dici beh, ho fatto davvero la differenza per loro, perché magari hanno creato un capitale che altrimenti non avrebbero avuto e magari all'inizio sono partiti con un piccolo pack, con qualche piccola somma messa da parte che poi nel tempo è cresciuta. Ma in realtà poi io ringrazio anche loro, perché avete tenuto il giusto atteggiamento, vi siete prima di tutto fidati, anzi affidati, e questo poi alla fine ha portato a questi risultati oggi. Non è assolutamente semplice, questo è vero, però è possibile. Non mi interessa diventare un uomo di successo. Ho sempre voluto e desiderato diventare un uomo di valore, con i valori. E questa è la cosa che credo per me conta più di tutti, ma credo che alla fine conti molto anche per le persone che magari possono valutare appunto il mio operato. Perché quando alla base di qualsiasi professione ci sono dei valori e quindi c'è il desiderio di voler far bene, il desiderio di voler portare veri benefici, io credo che se c'è questo venga apprezzato. E questo per me è proprio la base più solida sulla quale secondo me potevo costruire la mia attività.